Sto usando il rampino. Ciao ragazzi, sono Nico, benvenuti in questo nuovo video. Video un po' particolare perché non è un gameplay, non è una guida, ma vi andrò a mostrare un easter egg, e nel particolare l'easter egg che vi permetterà di giocare ad Apex Legends in terza persona. Ditemi subito se questa tipologia di video vi piace, se vorreste vedere altri easter egg nel canale, e dimostratemelo con un mi piace, con un'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, ma soprattutto andandomi a seguire su Twitch e su Instagram, dove mi trovate come NicoMyGod. Su Twitch vado in live ogni sera dalle 21 e ci divertiamo insieme. Oltretutto avrete anche la possibilità, grazie ad Amazon Prime, di fare una sub gratuita al mio canale, che vi darà tanti vantaggi, ma lo scoprirete venendomi a trovare. E allora torniamo a parlare di questo easter egg. La prima cosa che dovrete fare è andare sulla modalità di gioco e selezionare il poligono di tiro, perché purtroppo o per fortuna per il momento questo easter egg è disponibile solo in questa modalità. Quindi selezionate il poligono di tiro e mettete pronto, e allora adesso lasciamo caricare e ci vediamo direttamente in partita. Eccoci qua, e questa è la schermata iniziale che vi si presenterà quando avvierete il poligono di tiro. E cosa dovrete fare? Dovrete premere Options come prima cosa e droppare tutto quello che c'è nel vostro inventario, arma compresa. Quindi mollate la P2020, mollate le munizioni, e una volta che avete fatto questo dovrete dirigervi nel punto in fondo a destra della mappa, precisamente qui. Io ho selezionato Bloodhound non per un motivo specifico, potrete scegliere qualsiasi leggenda e comunque dopo, una volta attivata la terza persona, potrete provarla con tutti i personaggi. Quindi ignorate qualsiasi cosa, non raccogliete niente, cercate in qualche modo di arrampicarvi e raggiungere quel luogo e dovremmo praticamente esserci. Eccoci arrivati qua, in questo punto dovete arrampicarvi così, dovrete arrivare a questo cespuglio, accucciarvi, molto importante, e rivolgere la mira completamente verso il basso. Arrivati a questo punto premete la touchpad del controller della PS4 o comunque andate sulla schermata di scelta delle leggende e cambiate personaggio. Ed ecco qua la visuale in terza persona di Apex Legends, e potrete divertirvi nel provare il gioco da una prospettiva completamente nuova. Potrete provare le abilità dei personaggi, provare il corpo a corpo, raccogliere delle armi e sparare e fare tutto quello che vi pare. La terza persona resterà attiva fino a quando non uscirete dalla lobby e starterete un'altra partita. E direi che più o meno è tutto, non c'è tanto altro da mostrare perché fondamentalmente si tratta di questo. Vediamo di provare qualche altra leggenda. Wright ad esempio è abbastanza divertente perché una volta che entri nella fase succede questo. Volendo potete provare Mirage, lanciando le esche, tutto quello che vi pare. Insomma, le cose da fare erano queste e la terza persona è questa. Ditemi con un commento se avete provato questo easter egg, se lo proverete, se vi è piaciuto o se non vi è piaciuto. Cosa ne pensate della terza persona su Apex Legends? Vorreste che venisse inserita? Non la volete assolutamente? Pensate che potrebbe essere interessante magari come una modalità a parte a tempo limitato? Perché no? La mia idea, ve la dico subito, è quella che la terza persona rimarrà un'esclusiva del poligono di tiro. Non penso che diventerà mai più di un easter egg, però non si sa mai. Voi ditemi la vostra. E allora adesso vi saluto, è stato un video breve, ma come avete visto le cose da fare non erano poi così tante, perché questo easter egg era abbastanza corto, anche per nostra fortuna, così potremmo provare la terza persona abbastanza facilmente. E basta, io vi rinnovo l'invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale e a seguirmi su Instagram e su Twitch, e vi saluto, e quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desire.